Ebbe una vicenda editoriale complicata all'inizio, ma poi cioè, si autopubblicò quasi, non so, ma insomma, una cosa del genere. Lo rifiutarono, il primo volume lo rifiutarono, anche con lazzi e con derisioni, perché naturalmente non sottolinearono il fatto che 50 pagine su uno che merge un biscottino nel tè gli sembravano esagerati, ma non avevano capito, diciamo. Ma poi da subito, non si può dire, lui ebbe successo che gli vinse il concorso, ma era uno scrittore affermato e via. Poi morì, dopo la sua morte continuarono a pubblicare quello che ancora non avevano pubblicato e che lui aveva praticamente finito, ed è del 27 l'ultimo volume che uscì. E lì tutti gli scribacchini del mondo avrebbero dovuto fermarsi e dire va bene, ci arrendiamo, fermiamoci qui e andiamo. 5 anni dopo... La letteratura francese fu sventrata e tutta l'idea di letteratura che aveva Proust fu sventrata da un libro stranissimo scritto da un individuo abbastanza spregevole, abbastanza impresentabile, che si chiamava Louis Ferdinand Céline. Il libro si chiamava Voyage au bout de la nuit, Viaggio al termine della notte. Vinse il Goncourt, fu comprato e letto immediatamente, il pubblico dei lettori lo accettò, lo amò profondamente, ed erano passati 5 anni e quel libro è costruito con una lingua che, se il bello scrivere è quello che abbiamo visto stasera, quello non è neanche scrivere. È un libro costruito su principi estetici, morali, di lettura del mondo, che non hanno nessuna cittadinanza nel mondo proustiano. Eppure erano, cioè, vi faccio questo esempio perché erano lì uno vicino all'altro, cioè erano due francesi, c'era la Società Letteraria di Francia, no? 5 anni sono molto pochi, molto pochi. E la forza? Uguale, forse di più. Non c'è uno solo dei precetti che potete aver imparato stasera che sia rispettato in quel libro, Voyage au bout de la nuit. Niente. È fatto con un materiale diverso, una voce diversa, vuole cose diverse, ha un'idea diversa di emozione, ha un'idea diversa di mondo. Non c'entra nulla. Era un libro scritto anche proprio per distruggere la civiltà letteraria che lo precedeva. Céline ha detto cose di Proust che non posso riferire. Qui c'è proprio ma il mio mestiere è fatto così. Il mio mestiere è che noi raggiungiamo le vette più alte, noi purtroppo, loro, i grandi, raggiungono le vette più alte e non c'è nessuna vetta che uccida un'altra vetta. Rimangono come quei paesaggi montani. E allora volevo farvi fare questo brevissimo viaggio da un mondo a un altro, chiudendo queste mie 4 lezioni, leggendo queste 3 pagine di Céline. Non è necessario leggerne più di tante perché immediatamente capirete il salto. Per me è anche un modo di tenere insieme, guardate che tenere insieme il mondo dopo averlo sfasciato è importante. A me è uno dei gesti che incanta. Io ho un'ammirazione per quelli che sfasciano il mondo e lo tengono insieme infinita. Allora, nel mio piccolo cerco sempre di tenere insieme la mia di vita. Io ho cominciato molti anni fa a fare cose del genere, segnare o leggere in pubblico facendo totem con altre persone, allora facevamo proprio queste pagine qua. Per cui ve le leggo perché mi piace farvi sentire come, per quanto fantastico sia Proust, si può avere una forza pazzesca facendo tutt'altra cosa, e il gesto si chiama sempre scrivere. Libertà. Noi giochiamo uno sport pazzesco dove non c'è il campo, è fantastico. Data la grammatica, ecco, proprio da lì in poi, abbiamo questo privilegio pazzesco. Ma anche perché mi piace fare un pezzo che facevo anni fa, e questo mi sembra in maniera un po' illusoria, ma di tenere insieme anche tutta la mia avventura. Ok, è una scena che c'è a metà del romanzo, e, due cose giusto per capire la trama per chi non l'ha letto, ma chi non l'ha letto è un poveretto, cioè non nel senso, anzi uno fortunato. Quelli che non l'hanno letto, l'invidia è totale, hanno ancora da leggere Voyage au bout de la nuit. Mamma mia, vabbè, privilegiati. Voyage au bout de la nuit è la storia della vita di un uomo che rotola nella vita così, senza proprio rotola giù così, senza grandi
neanche a parlarne di cercare la verità, il cuore delle cose, la profondità. È un rotolo, rotolando rimbalza e gli rimangono appiccicati lembi di umanità, e quello è il mondo. Bon. Il tono è quello di uno che borbotta, sembra uno un po' pentolone, così. No, ci sono pochissime frasi vere, altro che quella dell'Imenottero. Quando sono tre righe, quattro righe è già molto, il resto è usatissimo i tre puntini, cioè tutto scritto, ma ero lì, puntini, puntini, eravamo in tre, puntini, puntini. Una roba da bar proprio, no? Proprio lì era prendere Proust, prenderlo tra le mani e pam, giù, a pezzi. Un disprezzo totale. La vicenda umana di quest'uomo passa attraverso diversi periodi. A un certo punto lui va in America, lui è un miserabile, non c'ha mai soldi, frequenta solo fece. No? Va in America dove, tratto così dall'America, va a cercare lavoro, eccetera. E la cosa che a noi importa in questo momento è che lui in America si fidanza, insomma, c'è questa donna che lo ama e che lui ama, che si chiama Molly e che è una puttana e che lo mantiene, perché poi lui fa due lavoretti però non riesce, insomma, tutto uno sciangolo. E quindi insomma c'è questa relazione così con questa donna. Poi a un certo punto, dato che lui è un inquieto, non sta mai fermo, è andato in Africa, poi fa il medico, insomma, questi qui che non sta mai fermi, ecco. E come lui dice, è come il malato, che cosa deve fare un malato nel letto all'ospedale o a casa sua con la febbre? Cosa vuole fare? Si rigira nel letto, quella roba lì, che altro può fare? E lui fa questo, cioè si rigira senza ragione, no? A un certo punto dall'altra parte. E così a un certo punto dice, vabbè, me ne vado, cioè se ne va dall'America. E la scena che noi leggiamo è semplicemente l'addio a questa ragazza che è stata con lui e che anche proprio l'ha mantenuto, perché lui non riusciva a mettere insieme questi quattro soldi. E questo è, ma insomma la trama non è più importante di tanto, c'è uno che parte e saluta l'amore con cui si amava, ecco, voilà. È la lingua, è il materiale, è il suono, è la voce. Dopo aver fatto un'ora e un quarto di Proust, apri, ma profondità e via, proviamoci. Ah, se l'avessi incontrata prima, Molly, quando c'era ancora tempo di scegliere una strada anziché un'altra, prima di perdere il mio entusiasmo su quella sgualdrina di Musino, su quella bestiola di Lola. Ma era troppo tardi per rifarmi una giovinezza, non ci credevo più. Si diventa rapidamente vecchi e in modo irrimediabile per di più. Ci se ne accorge dal modo che si ha di amare la propria infelicità, nostro malgrado. E che la natura è più forte di noi, ecco. Essa ci pone in un genere e non si può più uscire da quel genere là. Io, ad esempio, ero partito nella direzione dell'inquietudine. Si prende pian piano, sul serio, la propria parte, il proprio destino, senza rendersene esattamente conto, e poi quando ci si volge è troppo tardi per cambiare. Si è diventati inquieti e resta inteso così, per sempre. Così sono tornato a trovare Molly e le ho raccontato tutto. Aveva difficoltà lei a nascondere la pena che le facevo, ma era facile vedere quel che sentiva per me. L'abbracciavo più spesso ora, ma l'era un dolore profondo il suo, più vero che da noi, perché da noi in Francia si ha l'abitudine di dire di più di quanto si sente, negli americani è il contrario. Non si osa capire, ammettere, è un po' umiliante, ma è dolore lo stesso, non è orgoglio, non è nemmeno gelosia, niente scene, è solo una vera pena di cuore. E bisogna ammettere che a noi tutto questo ci manca nell'intimo e che per il piacere d'avere del dolore si è aridi. Si ha vergogna di non essere più ricchi di cuore e di tutto e anche d'aver giudicato l'umanità più bassa di quanto lei in fondo. Ogni tanto lei si lasciava trascinare dal bisogno di farmi un piccolo rimprovero, ma sempre in termini molto misurati e cortesi. Voi siete buono, Ferdinand, mi diceva. E so
che fate degli sforzi per non diventare cattivo come gli altri, solo non so se in fondo voi sapete veramente quel che volete. Occorrerà che vi troviate da mangiare quando sarete tornato laggiù, Ferdinand. E altrove non potrete più andare a spasso come qui per fantasticare per notti e notti, come vi piace tanto fare, mentre io lavoro. Ci avete pensato a questo, Ferdinand? Beh, in un certo senso ci aveva mille volte ragione, ma ognuno ha la sua natura. Avevo paura di offenderla, soprattutto perché lei si offendeva facilmente. Vi assicuro che vi amo molto, Molly, e che vi amerò sempre, come posso, a modo mio. Il modo mio non era molto. Eppure, lei era un bel pezzo di donna, Molly, e piacente. Ma aveva anche quel brutto debole per i fantasmi, forse non tutto per colpa mia, ma la vita obbliga a restare troppo spesso con i fantasmi. Voi siete affettuoso, Ferdinand, mi assicurava lei. Non piangete per me. Voi siete come malato del vostro desiderio di saperne di più, è questo. Insomma, deve essere la vostra strada. Giù di là, tutto solo. È il viaggiatore solitario che va più lontano, E allora? Partirete presto? Sì, vado a finire i miei studi in Francia e poi tornerò. La rassicuravo con un certo fegataccio. No, Ferdinand, non tornerete più. E poi non sarò più qui io. Perché non era stupida, no? E il momento della partenza arrivò. Non avete trovato aggettivi? Non avete trovato tutto così? Ma la forza? È anche un po' sgrammaticato, c'è cioè proprio un po' di. Se lei era una bella gnoccona, cioè un po'. Proust, no? Per fortuna era morto Proust al tempo, per cui no. Ma proprio le avrebbe proprio. Vedergli vincere il Goncourt. Andammo una sera alla stazione, un po' prima dell'ora in cui lei tornava a casa. Durante il giorno ero andato a salutare Robinson, l'unico altro amico che si era fatto in America. Non era contento nemmeno lui che lo lasciasse, non finivo mai di lasciare tutti. Sulla banchina della stazione, mentre aspettavo il treno con Molly, passarono degli uomini che fecero finta di non riconoscerla, ma la riconobbero e si mormorarono qualcosa tra di loro. Siete già lontano, Ferdinand. Voi fate, vero, Ferdinand, esattamente quello che avete intenzione di fare, vero? Ecco, questo è quanto è di più importante. È l'unica cosa che conta. Il treno è entrato nella stazione. Non ero già più troppo sicuro della mia avventura. Quando ho visto la macchina, l'ho abbracciata, Molly, con tutto il coraggio che ancora avevo nella carcassa. Sentivo della pena, vera pena per una volta, vera, per tutto, per me, per lei, per tutti gli uomini. E forse questo che si cerca attraverso la vita, null'altro che questo, la più grande sofferenza possibile per diventare se stessi prima di morire. Questo è il massimo del Céline stentoreo, tre righe. E forse questo che si cerca attraverso la vita, null'altro che questo, la più grande sofferenza possibile, per diventare se stessi prima di morire. Degli anni sono passati da quella partenza e poi degli anni ancora. Ho scritto spesso a Detroit e poi altrove, a tutti gli indirizzi di cui mi ricordavo e dove potevano conoscerla, seguirla, Molly. Ma non ho mai ricevuto risposta. La casa, il casino, il bordello è chiuso ormai. È tutto quello che sono riuscito a sapere. Buona, ammirevole Molly. Io voglio, se lei può ancora leggermi in un luogo che io non conosco, che sappia che non ho cambiato per lei, che l'amo ancora e sempre, a modo mio, e che la può venire qui quando vuole a condividere il mio pane e il mio incerto destino. E se non è più bella, tanto peggio. Ci sbroglieremo.
Ho conservato tanta bellezza di lei in me, così viva, così calda, che ne ho per tutte e due, per 20 anni ancora almeno, il tempo di finirla. E per lasciarla mi è occorso certo molta follia ed una brutta e fredda qualità. Tuttavia ho difeso la mia anima sino adesso, e se la morte domani viene a prendermi non sarò, ne sono certo, mai così freddo, schifoso, pesante come gli altri. Tanta è stata la gentilezza e il sogno che Molly mi ha dato durante quei pochi mesi d'America. Could have chosen.